Buonasera, ben trovati a Meteo Weekend. Eh, dunque, il tempo oggi è parzialmente migliorato, poi è tornata a aumentare la nuvolosità. Poi ne accennavamo nell'aggiornamento nell di questa mattina: c'è una depressione, poi lo vedremo meglio. E adesso allarghiamo pure il campo e vediamo la situazione eh, del pomeriggio, mh, tardo pomeriggio, che ci mostra la maggiore nuvolosità sul nord-ovest con le piogge, le nevicate a quote basse, imbiancate a cuneo, imbiancate a e diverse località, anche della Liguria, appena quote eh, subito sulle colline sopra la, il mare, andando più eh, verso est, meno nuvolosità, si intravede qualche nucleo un po, più, eh, un po' più intenso, ma insomma, come dicevamo da noi gli effetti saranno secondari di questa depressione per quanto riguarda la temperatura tra meno 2 e 9 gradi questi sono stati i valori eh, estremi della giornata e lo zero termico è basso, 800 metri quindi c'è ancora aria fredda diamo un'occhiata per concludere questa prima, eh, quest anteprima al radiosondaggio, eccolo qua che ci mostra fasce a diversa quota un po' più umide, poi di, secche diciamo che c'è una situazione ancora dovuta a questa depressione di avvicinamento, in, eh, eh, che sta su, presso il nord ovest tra il golfo del Leone e la, diciamo, la Sardegna, e che influenza ancora un, con un po' di umidità. Da domani saranno più secche, ma ne parleremo tra poco. Andiamo intanto a vedere il video che ci porta all'argomento della serata. Avete visto le montagne innevate con le bellissime riprese di Ivo Pecile e un pezzo di famiglia tra l'altro qui con noi stasera. Parliamo dell'andare in montagna d'inverno. In realtà non solo di questo, però chiaramente oggi, guardate dal punto di vista della meteorologia, primo dicembre, è l'inizio dell'inverno per quanto riguarda le convenzioni dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia e questo ci dà spunto per parlare della montagna, visto che novembre è stato generoso con le nevicate sulle nostre montagne, paesaggi imbiancati, come avete visto, eh, neve fresca, e, insomma, panorami quindi... Meravigliosi, zone che eh, visitiamo d'estate, che almeno in parte si possono visitare anche d'inverno. Allora, gli ospiti avete già letto. Nel, nel, nel trailer uh, chi sono ma ve li presento direttamente abbiamo con noi questa sera sergio tosoni buonasera, buonasera. sergio supermonti fvg sei presidente se non sbaglio tu Beh, insomma sì. c'è una carica così Sì, una di... carica solo nominale <ride> ma benissimo una carica fra amici esatto sempre supermonti fvg denis mitri buonasera, buonasera. denis e, eh, e vi dicevo c'è un pezzo di famiglia, ecco qui Sandra Tubaro, piacere di averti qui con eh, noi Buonasera Marco Ciao Sandra, naturalmente eh, parte delle immagini che abbiamo visto però anche tu sei una camminatrice, e, sì so che ami più l'estate ma poi magari ne parleremo ma però bisogna anche dire che d'inverno la montagna assume un fascino, l'abbiamo visto tutto particolare direi diventa si aggiunge un pizzico di magia ecco, in, tutto, in tutto questo. Allora io partirei proprio da Sergio Tosoni, perché ehm, Sergio mh, è, eh, ha anche organizzato una manifestazione a Udine che era Montagna in città, Sergio tu l'hai organizzata per avvicinare eh, in qualche modo a chi non, non va sempre in montagna, eh, diciamo avvicinare la montagna a, a, a chi appunto di solito magari si dedica ad altre attività certo. in pianura. E questo è, diciamo, è stata un'evoluzione, ma avevi, la passione per la cammi il camminare in montagna era, era venuta avanti e tu eh, pian piano hai cominciato a dire condividiamo delle foto, facciamo delle cose sul luogo. Ecco, com'è nata fondamentalmente questa avventura di Supermonti e Futurgi? Beh, diciamo che è nata eh, in un gruppo di amici che condividono la montagna ogni domenica, che si trovano. Eh, cioè, qui vediamo il, il blog. Ah eh. sì, ecco, eh, vanno, vanno in montagna ogni domenica, hanno una passione, eh, diciamo, mm, grande per la montagna. Ma quando è in Italia? Cioè, è da tanto che vai in montagna? Beh, Io eh, ho cominciato da piccolo quando avevo 10-11 anni col, col papà che mi portava, che essendo di origini. Paolarine, mi portava sullo Zermula in zona e quindi ho cominciato a quell'età lì e poi ho abbandonato completamente per riprendere 4-5 anni fa, e da lì non ho smesso di andare su e, sì, con una e, certa assiduità. E direi di sì. Ogni settimana appena in montagna si va quando si può. E, Qua siamo tra più la che la Valresi, si abbiamo visto tra la Valresi e la Val sì. e Ucea. E, 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 Qui vediamo immagini che sono anche non solo invernali perché è proprio un'introduzione anche per parlare un momento di questa, questa attuale Sì, Diciamo che comunque il blog è nato da un'idea mia e di Dennis che si basa sul fatto di voler trasmettere appunto questa passione che abbiamo per la montagna. E soprattutto anche il nostro modo di intendere queste escursioni che facciamo in montagna che vedono molta cura, molta attenzione ai particolari, alla preparazione, al meteo. E Beh, quello poi, dif difatti sì, sì. di difatti parleremo dopo di questo aspetto qua. Ora mi interessava anche sapere, perché insomma, comunque, vale. vediamo eh, che. Eh, sì, queste sono le foto che abbiamo fatto. È, certo, sono molte diciamo, è un andare in montagna: eh, sì, come diciamo, tutti possiamo andare in montagna, però alla fine. Quando si costituisce un gruppo, c'è anche qualcosa che, Beh, che, che, che rende. Beh, innanzitutto voglio salutarli perché visto che ci <ride> st <si> staranno guardando, <ride> sì. eh, il gruppo si chiama Ce lo siamo, siamo nominati noi ovviamente, perché è un gruppo di amici, sono gli amici d'alta quota. Io li saluto tutti, anche Dennis, eh, eh, sicuramente ci staranno guardando e eh, visto che ci sopportano con le nostre fotografie, tante volte li facciamo anche, stare, gli facciamo anche fermare l'escursione. Per fare le foto, credo che Sandra <ride> sappia sì. di cosa sto parlando. No? So per di cui... cosa si sta parlando. Eh, certo. Esatto. Sì, mh, poi eh, entreremo nel vivo della, 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 sì. un pochino della, anche un po' della filosofia che c'è dietro, perché sì, andiamo, o, ognuno di noi va a, a, al suo modo. Io oggi eh, descrivendo questa puntata anche sulla pagina Facebook scrivevo «C'è chi ama andare da solo». Chi vuole cercarsi uno spazio e ritagliarsi in un momento di solitudine, Hai chi invece bello. vuole andare in gruppo e insomma, vivere in compagnia, perché magari durante la settimana a meno occasione, c'è chi cerca il silenzio, chi magari qualcuno anche la prestazione, qualcun altro, insomma, ognuno, ognuno ce n'è per tutti i gusti. Ecco la, la vostra inclinazione, secondo me? Beh, l'hai detto tu, ognuno vede l'andare in montagna alla sua maniera. Eh, a me piace personalmente sia andare in gruppo, sia andare da solo, ovviamente eh, mi piace la montagna per me è anche un momento di aggregazione e di amicizia, nel senso che la montagna avvicina molto, eh, la montagna crea dei rapporti che probabilmente durante la settimana o comunque eh, non stando parecchie ore a camminare insieme si creano, difficilmente si creano, almeno io eh, la intendo in questa maniera, poi ovviamente Rispetto anche tutti gli altri che la intendono in maniera diversa. Penso anche che eh, ecco, a non piace vostra, nel montagna. vostro spirito non ci, ci sia anche, eh, si, si eviti magari quel toccata e fuga no? che spesso. Ecco per adesso, noi. Come adesso sta venendo un po' avanti, andiamo, facciamo via. Ecco per sì. noi l'escursione in montagna è una giornata dedicata alla montagna e allo stare insieme. Quindi noi partiamo, abbiamo il nostro caffè tradizionale salendo verso il punto di partenza dell'escursione, andiamo su con calma, eh, ovviamente ci portiamo anche qualcosa. Beh, per, eh, poi lo vedremo. Esatto, <ride> e dopodiché quando si scende è un altro momento di aggregazione, dopo la camminata è stare insieme magari davanti una cioccolata calda d'inverno o una bibita fresca d'estate, magari una birra. Eh. E, poi, e non lasciamo nessuno indietro, non è uno slogan politico in questo no, senso. No. no, ma è vero, no? Bisogna, no cioè, assolutamente. L'andare in gruppo, eh, io dico sempre ai ragazzi... Ci sono situazioni antipatiche a volte. La velocità del gruppo la fa l'ultimo, per cui <ride> sì, sì. ci si deve adattare. Ecco, poi. ecco qui, eh, ecco Sergio, qui cominciamo a vedere proprio le immagini di escursioni invernali, adesso sì. quest'anno è iniziata alla grande diciamo, Sì, sì, direi. Di sì. salutiamo naturalmente gli amici che amano sciare, adesso si apre la stagione sciistica, però diciamo una parola sul fatto che il camminare in montagna è una forma importante e diciamo che te la fa vivere con, forse, forse con un po' più di intensità per certi versi, senza togliere nulla a nessuno. Eh. Assolutamente, per me stare 6-7 ore in mezzo a un bosco innevato o... Oh, su una cima innevata e eh, poterla raggiungere con le ciaspole eh, eh, mi rigenera. Ecco, quando torno a casa sono rigenerato dalla giornata che ho trascorso in un ambiente. Beh, le foto parlano chiaro, sì, penso, beh, per cui certo. eh, è veramente siccome si, rigenerante. Siccome si cammina sulla neve, parleremo anche degli aspetti appunto legati alla sicurezza. Naturalmente, ecco, il bello anche di questa esperienza, forse è che ah, si sì, sì, va tutti amici, si parte. Non gruppi organizzati o cose, come, ma si va eh, bah, noi si, siamo, si ritrova. Diciamo. Noi siamo una, una quindicina, eh. ma non, visti gli impegni di tutti, sì. non è che andiamo su tutti i quindici. Sempre insieme. Sì. Ovviamente sì, sì, ognuno aderisce in base anche alla difficoltà dell'escursione, alla lunghezza, certo. alla propria preparazione fisica. Eh, stiamo molto attenti a queste cose perché sappiamo che la montagna va rispettata e quindi. Non, non puoi sgarrare ecco. bene. Ora andiamo in pubblicità e poi iniziamo con le previsioni del tempo. Ma vi dico perché parleremo anche di so orientering stasera, no, Dennis? Perché sì, sì, tu sì. insomma hai un'esperienza importante che può essere molto utile anche eh, per chi si muove poi in escursione. Sì. Eh, ci fermiamo a tra poco. Previsioni del tempo e poi Sandra Tubar Ed eccoci qua, andiamo a vedere il tempo che farà nel weekend ma anche la tendenza successiva, che sembra ci aspetti un periodo di stabilità con qualche cosa in fondo al tunnel, diciamo no, in fondo al tunnel, in fondo alla prossima settimana che potrebbe di nuovo modificarsi. Questa è la carta di oggi, in evidenza questa bassa pressione che vi dicevo influenza più il nord ovest, la Toscana, la Liguria, il Piemonte e l'ovest Lombardia, molto meno noi, ci sono delle correnti comunque che hanno portato anche della nuvolosità da noi, qualche fiocco qua e là, qualche, qualche goccia, ma insomma nulla di importante. Eh, si è concluso il mese di novembre, un mese che è stato nella media, la notizia forse è che si è trattato di un novembre normale, ma che ci ha portato, come abbiamo detto, anche parecchia neve in montagna quella bella neve di base che serve poi per il prosieguo dell'inverno. Cosa accadrà adesso? Beh, interverranno correnti orientali più secche nel weekend, quindi si va verso la stabilità e eh, successivamente l'alta pressione tenderà ad avanzare da ovest verso est, quindi si apre un periodo stabile. Andiamo a vedere intanto cosa accade domani con eh, un sabato all'insegna del cielo irregolarmente nuvoloso, nuvoloso più che altro per nubi Alte, medio-alte, diciamo, quindi i catrati potrebbero essere più dense, quindi velare il cielo. Invece il vento, piuttosto forte, collabora eh, forte sul Golfo di Trieste, sostenuti venti nel CV d'Alese e anche sulla pianura, da nord-est, eh, vento che si attenuerà solo domenica, e eh, lo zero che rimane a 800 metri, temperature non variano molto rispetto a oggi. Andiamo alla domenica, dicevo, a parte qualche... Eh, velatura che si attarda sul sud-est, qualche nube bassa al mattino sul Tarvisiano, per il resto una bella giornata col cielo che va a farsi sereno eh, o poco nuvoloso. Le temperature ecco: fa più freddo, eh, si, il, cielo si, il vento un po' si calmerà e farà tenderemo a scendere fino ai meno 4 gradi in pianura e massime anche contenute sui 7 gradi. I venti, vedete, ancora da nord-est però nelle ore centrali piegano sud-ovest sulla pianura e si vanno piano piano ad attenuare anche sulla costa. Passiamo pure alla prossima cartina per dare un'occhiata veloce all'area triveneta. Situazione omogenea con queste nubi medio-alte che saranno, ecco se vogliamo, la differenza che qua sul Trentino Alto Adige saranno un po' più dense, più corpose. Andiamo alla domenica: eh, il bel tempo, anche sereno, pieno sulla pianura Veneta, qualche addensamento, si farà strada la sera sul Trentino Alto Adige, da noi quelle residue velature, ma insomma una bella giornata. Passiamo a vedere la situazione eh, della neve, che naturalmente è più interessante della scorsa settimana, a porti. Eh, buoni su tutte le zone, anche quote basse, per cui troviamo anche una trentina di centimetri a Tarvisio, troviamo un po' meno a forni di sopra, però appena ci alziamo un po', buona neve anche lì e eh, vedete voi eh, boh, il record, come sempre, diciamo la, la, lo spessore maggiore, ce l'ha il Rifugio Gilberti con un metro e di neve. Andiamo pure al bollettino. Eh, neve valanghe per dire che il grado è moderato su gran parte delle nostre montagne ma eh, arriva fino a marcato sul, eh, sulle Alpi Giulie e anche sulle settentrionali, sulle carniche settentrionali appunto del settore est stessa situazione la ritroviamo anche per la domenica quindi cambia poco, vi ricordo naturalmente di tenervi informati se vi muovete in montagna, vedete qua c'è il numero verde indicato, ufficio neve, neve valanghe, insomma potete e consultare gli esperti per ulteriori informazioni. Ma parlavo del tempo che farà e allora direi di andare con la prossima carta, qui siamo a mercoledì 6, vediamo l'alta pressione anche al suolo in piena azione, quindi il tempo che rimane buono almeno fino a giovedì, poi però c'è una spada di Damocle diciamo, che è una nuova, una nuova discesa di aria fredda dal, con una saccatura depressionaria dalle zone artico-polari e che potrebbe, potrebbe, perché siamo molto lontani, potrebbe di nuovo intervenire anche sulla nostra, sul nord Italia, la nostra regione, portando un tipo di peggioramento simile a quello che abbiamo avuto. Lo vediamo anche degli scenari di lungo termine, mh, eccoli qua, che vedono praticamente un segnale zero di precipitazione fino ad arrivare al giorno 7. E poi l'otto comincia la questione a farsi più complessa con la possibilità di nuovo del ritorno di precipitazioni, sono questi picchi che vedete qua. Temperatura che è abbastanza bassa sotto la media, tenderebbe a riportarsi vicino alla media nel corso dei giorni. E allora direi di concludere con i due eh, riepiloghi: un lunedì, martedì e mercoledì, praticamente un tempo progressivamente sempre più bello, con un po' di variabilità lunedì per nubi medio alte, poi sereno, si alza un po' lo zero termico, ma fa freddo ancora la notte perché l'aria fredda grava al suolo, quindi tra i meno 3 e i meno 4, crescono invece un po' i valori massimi fino a portarsi oltre i 10. Concludiamo con l'ultima eh, con schermata dove vediamo fino a giovedì ancora il sole, eh, temperature più o meno stabili, comincia a calare un po' in quota ed ecco qua il possibile peggioramento. Che eh, potrebbe riguardare il prossimo fine settimana con il, il ritorno delle nubi, delle piogge, poi si vedrà quanto e come, come se si, si evolverà questa situazione. Per ora è una, semplicemente una possibilità, con qualche eh, probabilità che si manifesti. Con la neve di nuovo che prima cade intorno ai 600 metri, ma poi fino a quote basse, 200-300 metri, quindi eh, un'altra situazione eh, tipicamente invernale. Col tempo mi fermo qua e naturalmente vi ricordo che eh, da lunedì mh, aggiornamenti a partire da ore 7, quindi la mattina presto. Beh, è il momento di parlare con Sandra Tubaro. Voi la vedete sempre nei filmati di Ivo Pecci, praticamente è l'attrice protagonista, no? a parte la montagna, l'attrice protagonista di questi, di, questi, di questi video. Beh, Sandra, notavo una, piccola, una certa analogia, nel senso che quando avete iniziato anche tu e Ivo, credo che fosse prima del 2000 camminare e poi pian piano dice ma queste foto potremmo anche sì, metterle. Abbiamo cominciato a frequentare la montagna già da parecchio, no? prima del, del 2000 Ivo ha cominciato a prendere su sempre il ma maggior numero di scatti e poi appunto comincia a farsi sentire questo desiderio di, ehm, di condividere no? queste, sì. queste immagini, anche queste località, questi, queste escursioni, di condividerle con la platea più ampia. De del, del web no? e quindi è nato questo sito, sentierinatura.it. Che poi però è scoppiato in mano perché eh, <ride> si è sì, deflagrato. Sì, sì, che poi ha preso delle dimensioni enormi, insomma, cioè, non dico sfuggito di mano, ma ha preso delle dimensioni sicuramente più grandi di quello che, eh, che avremmo pensato. Quest'estate abbiamo toccato sotto la settimana di Feragosto, che era una settimana particolarmente calda e di bel tempo, che quindi invogliava la gente a frequentare sì. la montagna, abbiamo toccato. E il record di visite di pagine visitate giornalmente no, di utenti che hanno visitato sì, la, il sito in numero di 10.000 eh. per cui sì, una bella affluenza una bella ma è, è bello così perché si condividono insomma, tante, tante sì, esperienze del nostro territorio iniziato con le foto però pian piano poi, sì, poi si foto sono di sempre video più di e qualità e poi, e boh Sì, contenuti, no? la flora eh, mh, certo. la fauna la storia, c'è cioè, tanti contenuti di, di corollario che ogni gita in montagna eh, racchiude, come sicuramente sapete anche voi, no? che mi fate compagnia qua nella platea degli ospiti. Sì, ogni gita in montagna non è mai solo il puro esercizio fisico, ma eh, racchiude un sacco di, altre, di altri spunti. Basta avere gli occhi per osservare e le orecchie per ascoltare. Sì, poi che alla non fine. sia il fruscio del bosco o il silenzio, insomma, Sì, insomma. ma per, ecco, per esempio, noi eh, sì, l'abbiamo visto sul sito, poi anche nelle trasmissioni televisive. Ricordo che abbiamo iniziato nel 2007 qui su Telefriuli no? sì. con, con Sentire Natura. Ecco, la cosa interessante è anche che poi via via eh, cominci a vedere tutti gli aspetti, addirittura a farlo diventare un po' a, a, tema, no? a, a, a tema, perché ci sono tanti aspetti. Eh, ci sono tanti, sì, aspetti. Ci sono tanti eh, temi. Da ecco, affrontare. Eh, rimane poi. Questo magari possono dirlo anche loro, vabbè, mm. loro un po' da meno tempo, sì. ma eh. la passione rimane intatta però per andare in giro, perché alla fine. Cioè con tutto quello che mettete su rischia anche di essere un lavoro vero e proprio, no? e invece... Sì, ma comunque la, la passione rimane e anzi eh, diciamo che dopo ogni volta che si rivisita la stessa escursione, la stessa montagna, la stessa valle, eh, si scoprono comunque sempre delle cose diverse, vuoi perché cambia la stagione… Vuoi perché la giornata um, è diversa dal punto di vista meteo ti fa scoprire alcune cose piuttosto che altre? No? Penso che anche voi la condividiate no? questo punto di vista. Per cui è vero, ci sono delle ripetizioni, però le vivi sempre in maniera diversa. Ecco, con questi diciamo, blog, il sito, eccetera, io penso anche che eh, si avvicini perlomeno al piacere dell'immagine della montagna, allo scoprire i posti. Anche chi magari non ci va o fa fatica ad andare o non può andarci per vari motivi e questo penso sia eh, interessante, eh, San, anche Sandra e Ivo erano stati protagonisti di eh, Montagna in città, no? sì. Sergio, sì, sì. c'ero io, ecco, eh, cosa ti ha, per esempio, così proprio per legarci a quello che stiamo dicendo con Sandra? Hai notato che c'è un, un, un maggiore interesse eh, beh, verso la montagna? Eh, se si sta ancora allargando. Che, sì, beh, innanzitutto, io ringrazio Sandra e Ivo perché sono stato il, il vademecum per me all'inizio. Perché tutte le escursioni che ho fatto io andavo a vederle sui sentieri di Natura. Sono sincero. Per cui, li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e per avermi avvicinato ulteriormente alla montagna. Dopodiché ovviamente sia con Montagna in città che con Supermonti FVG eh, l'idea è quella di far avvicinare anche quelli che, come dicevi tu prima, eh, in montagna ci vanno poco o non hanno... Eh, non hanno neanche eh, idea di come si fa ad andare in montagna perché sai noi ci andiamo ogni domenica per noi è diventata routine prepara la preparazione anche l'abbigliamento eh, fissare gli orari tutte queste cose qua però tanta gente dice eh, ma come faccio a venire in montagna ma cosa serve cosa devo fare come come devo vestirmi per cui diciamo che eh, dopo montagna città ha fatto veramente un boom, perché si sono avvicinati in tanti, almeno per quanto riguarda la mia sì. esperienza personale. Beh, ma anche lì, no, Sandra è stato, poi in, que in quell'occasione lì hai notato come c'è l'interesse per, non so, chi è interessato alla storia che trovi in montagna, chi è interessato ai fiumi, sì, ad altri geologia, aspetti, insomma, ad esempio, alla è geologia, storia, abbiamo... anche alla storia economica, ai vecchi sì. borghi. No? Tut tutto un mondo da, da scoprire, anche, no? anche restando sulle prealpiche. Tra l'altro anche quelle si adattano anche al periodo invernale. Eh sì. no? Ci sono anche possibilità di, sì, di compiere escursioni anche a bassa quota che ci possono portare, appunto, come dicevo, a visitare vecchi borghi o anche a, ad accostarsi a torrenti o anche non so, qualche escursione vicino al letto del tagliamento. Ad esempio sto pensando a, alla zona presso Pinzano, dove mm. hanno recentemente segnalato un bel percorso ad anello che ci fa percorrere dai boschi fino al, ai luoghi della Grande Guerra, fino all'ossario germanico, in bella vista sul sì. Greto del Tagliamento, solo per dare qualche idea, sì. se no, c'è tutta la zona anche delle Prealpi Giulie, poi da... Sì, ci sì. sono tanti temi, sì, da, da... Sì, certo, ricordiamo eh, anche correre. che dalle Prealpi, eh, in giornate come quelle che abbiamo avuto prima del di questo peggioramento, si vede anche il mare, e insomma, essere <ride> su una montagna un po' innevata, e eh, riuscire a vedere il mare, insomma, sono suggestioni non da poco. Eh. Assolutamente. Eh. Benissimo, noi siamo, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo naturalmente a parlare eh, con tutti i nostri ospiti, eh, con Dennis in particolare, perché qui adesso parleremo anche dell'orientering. A tra poco. Eccoci qua a parlare ancora di, eh, anzi entriamo ancora più nel vivo, delle camminate invernali in montagna. Dennis Mitri, eh, come nascono le vostre escursioni di... di... De, sì, diciamo del blog ma in realtà del, del vostro gruppo di amici come nascono? nel senso adesso è inverno c'è la neve no? vi fate un giro di telefonate che dici andiamo da qualche parte e poi le organizzate sì, beh, ci sentiamo tramite whatsapp o magari qualcuno propone un'escursione un una meta in particolare magari anche prima di tutto osservando, il, leggendo il bollettino delle valanghe della regione cercando su altre guide quelle che sono segnalate come più sicure meno sicure e quindi in base poi anche sì. di slivelli si, si sceglie un'escursione e poi ci, ci si organizza e si, si parte. Ecco, ma l'inverno è selettivo, cioè, eh, escono solo i più, più duri o più temerari, sì, quelli <ride> che soffrono meno il freddo. Sì, <ride> come è capitato domenica scorsa. Di, di trovarci ecco, al Rifugio Sorgenti stata? del Vai, Piave, gran, siamo gran partiti con, uh, prime, verso le 10 di mattina con il nevischio però avevamo notizie rassicuranti che ci fosse <ride> <metodo> un <ride> metodo di fiducia, Marco ci aveva assicurato che tardo pomeriggio sarebbe migliorato, infatti siamo arrivati dopo tre ore di camminata siamo arrivati alle, alle sor, al Rifugio Sorgenti del Piave con sereno, molto vento <ride> soffiava un vento forte, però abbiamo trovato certo. il sole, quindi anche all'interno di poche ore è cambiato totalmente il tempo e anche il paesaggio è cambiato notevolmente, siamo passati da da non vedere nessuna, nessuna cima a eh, vedere un bel panorama. Esatto, ecco qui la neve adesso seriamente anche diciamo una cosa, sì la passione è tutto molto bello, ma chiaramente non è che si può andare dappertutto d'inverno, bisogna avere eh, un po' di attenzione, sì, no? sì, anche sì, perché sì. andando fra amici, diciamo non c'è la guida alpina che ti può, ecco in quel caso lì... Mh, sì, io personalmente ho fatto un corso, eh, tutto, tutto. Un corso di ciaspe col CAI, e Quindi abbiamo un avuto una certa, sì, una certa infarinatura meno e con alcune... le ciaspe sappiamo che bisogna stare anche attenti, un po' attenti a dove att... si muove. Eh sì, soprattutto del... sì. non sempre bisogna seguire il sentiero estivo, ma bisogna capire, leggere diciamo, il territorio e capire bene sì. dove muoversi. Ecco, qua vediamo proprio eh, delle mappe, entriamo nel discorso sì. non so, Io penso che ci possa, anche, possa tornare anche utile che si muove poi in montagna, sì, Come? Sì, sì. Che, spieghiamolo un po'. Sì, allora l'orientiri lo, è anche chiamato sport dei boschi, è nato. Scandinavia, circa 100 anni fa, le prime gare si sono tenute lì e lì in Scandinavia è praticamente sport nazionale. Si tratta di una gara a tempo in cui alla partenza viene fornita una, una mappa dettagliata come questa, questa qua, che, in cui praticamente sono segnali tutti i sentieri, i tipi, di, tipi di bosco, quindi ogni colore, per esempio il giallo corrisponde a dei prati, il verde scuro corrisponde a un bosco non attraversabile, quindi i rovi mentre il bianco corrisponde a un bosco attraversabile, quindi dove si può correre, certo. diciamo non ci sono ostacoli. E il, la gara consiste in, in una partenza in cui viene fornita questa, questa mappa, quindi non si sa il percorso che bisogna fare. Ci sono dei punti di controllo, dette lanterne, che sono queste che si vedevano nel video, che sono sì. delle bandierine sì. bianche e arancioni in cui si deve passare nell'ordine che è segnato sulla mappa e, e, diciamo, il percorso tra una lanterna e l'altra è libero, quindi ognuno deve, può scegliere il, il percorso, sceglie. ovviamente, che ritiene più, più breve, quindi non conta solo la, diciamo, la prestazione fisica, quindi la corsa, ma conta anche l'utilizzo diciamo, del cervello. Quindi, fare diciamo, che l'orientering sia, sia ecco, diciamo, una questione fisica, ma, ma anche soprattutto ecco, mentale. Lo, lo possiamo anche considerare un addestramento vero e proprio, poi in realtà quando ti trovi. Ad andare in giro in montagna ti può tornare utile quello che eh, Sì, sì, ma è la pratica. Cioè non è, mh, conta molto la, per esempio, è la lettura della carta, la, la cosa fondamentale, sì. e quindi anche saper leggere una mappa, una carta topografica, di eh, quelle tabacco al 25.000, aiuta a orientarsi, quindi avere diciamo, pratica di lettura di carte è, è utilissimo. Quindi gli strumenti sono la carta... Sì, la carta, poi eh, ovviamente alla partenza bisogna partire col, con la bussola ecco. e, il, e il passaggio che si vede adesso in questo momento viene registrato tramite una, una, una C-card, un, diciamo, eh, un oggetto elettronico, sì, che, una chiavetta elettronica che permette di, di, di leggere il tempo di, di, di passaggio sulla, sulla, sulla lanterna. Poi sì. alla fine della gara vengono letti i vari, vari tempi e quindi si. chi è stato meno tempo ha vinto la gara. L'importante è passare per tutti i punti nel nell'ordine stabilito. GPS? <ride> No, qualcuno registra, può registrare si con quelli a orologio, registra il, il, il suo tracciato, poi lo, lo può sovrapporre alla carta per vedere se poi si, ci si può anche confrontare uno con l'altro per, per le varie scelte certo. che si sono fatte durante, durante la gara. Molto bene, Sergio Tosoni, dai, una escursione tipo eh, con gli amici. D'alta quota, Martina, beh, a parte che il giorno prima decidete, poi mattina beh, come prepara lo zaino, Dennis, cosa sì, si porta, qual è l'attrezzatura? Sì, come diceva Dennis, ci organizziamo in settimana, ogni tanto si battaglia sulla meta dell'escursione, poi noi abbiamo il nostro punto di ritrovo, che però è segreto, non posso svelare. Eh no, no, no. <ride> no, e ovviamente si, si scherza, e poi partiamo... Eh, ci fermiamo sicuramente a, eh, a bere un caffè, anche perché partiamo molto presto e quindi c'è bisogno. Abbiamo le nostre zone dove ci fermiamo appunto in base all'obiettivo. Questa non è una Beh, sagra, ma... non è il caffè della mattina, però diciamo che eh, ecco, il, il nostro modo di interpretare la montagna è anche questo. Nel senso che è, è ovvio che è la prima cosa che io vado a curare, sono i particolari, quindi tutto ciò che richiede la montagna, quindi certo. la prudenza, la sicurezza, eh, l'attenzione ai particolari. Però ovviamente dopo aver fatto tutta sta fatica, eh, bere un, un buon bicchiere in cima, ovvia ripeto, eh, dopo bisogna stare un attimo certo. attenti perché... Eh, Quest'estate quando ho fatto il montaggio non è che ho portato la bottiglia di vino in cima, no, no, ho pensato a no, no. scendere. Eh. Dopo, se faccio una ciaspolata in qualche casera, abbastanza semplice. Portiamo un po' di salame, un po' di formaggio, gli strucchi, un po' di vino e quant'altro. Poi ognuno porta il suo. Scusa cui... l'interruzione. Ivo e Sandra, voi come <ride> quando andate su? Eh, Ivo e Sandra devono venire con noi. Eh, do, dobbiamo alleggerire un po' perché dobbiamo fare spazio <ride> nello zaino per esatto. le attrezzature, visto Fanno che ultimamente. <ride> Ultimamente andiamo via appunto per riprendere dopo, eh, dopo parliamo proprio <ride> anche penso della... di poterli conquistare se vengono <ride> con noi a fare qualche cammino. <ride> sicuramente, sicuramente. <ride> sì, 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 sicuramente no. Beh, ma insomma è bello no? che sia spirito. Beh, di ripeto, a, cioè, a, come diceva l'allegria, anche noi in montagna. in ecco, montagna solo... è divertimento. Io la domenica, o oh, quando vado su, voglio divertirmi e mangiare un buon prodotto tipico friulano, il formaggio, il salame, visto che ce li abbiamo. Eh, per me è motivo, questa è una notturna fatta sull'altopiano del montaggio eh. lì è il di brazzare, il... Eh, ovviamente ripeto, eh, se l'escursione richiede fatica, attenzione anche al rientro eh, il pranzo è leggero Insomma, certo. anch'io porto frutta secca d'estate frutta, qualche barretta per cui, cioè, comunque la convivialità di... ci sta benissimo in montagna, lo sappiamo nei rifugi oppure dovunque ci si trovi questo è sicuro ecco eh... Cosa non ti manca mai? Stiamo parlando soprattutto di camminate, Beh, potete eh, rispondere tutti e due, anche sì, tu Dennis, stiamo parlando soprattutto di camminate, quindi racchette da neve, cioè le sì, ciaspole, i sì, 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 ramponi. ciaspole, i ramponcini, se diciamo, a seconda della difficoltà, poi palla, sonda arva, e arva poi ovviamente anche il vestiario è importante, quindi magari un sì. la frontale se succede che ritardiamo, sì. rientro. Windstopper o un giubbotto, diciamo, vestissi astratti è la cosa fondamentale per anche Vi in casa. Ma trovate anche l'arva. C'è qualcuno che sì, ha? Sì, sì, io, sì, io ce l'ho. Sì, sì, ce l'ho. Beh, questo, insomma è molto, molto importante eh, con le ciaspole sappiamo no? diciamo pure quali sono i punti anche di attenzione con le ciaspole la pe la sì, sopra del, del... i pendici del... sopra i 30 gradi esatto. sono, sono soggetti a valanghe quindi soprattutto sì, bisogna fare attenzione anche poi so nelle, bisogna seguire le dorsali soprattutto quindi evitare i punti in cui sì. di raccolta sì, la neve può, può investire il ciaspolatore insomma Evitare qui, le buche, questo è Piancavalle, eh, qui Pianca sì, sarà la zona delle marghette, lo so, la zona delle marghe, marghe. Sì, sì, eh, dell è, delle marghe è, Ecco, quello è uno dei punti: no, Sandra, l'abbiamo anche percorso anche insieme te, una volta anche la messa. Fa, sì, È uno sì. dei punti che se c'è neve, c'è una giornata limpida, ragazzi. Cioè. È splendido, è. oltre a fare anche il caldo: <ride> vedo eh. il mare, la pianura, Posto. la neve, e il Veneto, e la Slovenia. Ecco, siamo tornati. No, avevo visto un attimo di, di buio in trasmissione, beh, allora adesso Sandra eh, abbiamo, abbiamo visto eh, gli zaini eh, di cosa si riempiono, anche di cose interessanti. Eh, beh, tu sicuro. dicevi, io devo lasciare il posto, noi dobbiamo lasciare il posto tu e Ivo, dobbiamo lasciare il posto alle attrezzature che ormai sono imponenti, perché insomma abbiamo visto le, la qualità anche delle, delle riprese, insomma, non, non, non si possono fare se non… Ecco, allora il vostro zaino, cioè la, vostra, la vostra uscita è un po' eh, com, eh, sì, è di piacere anche, ma insomma sì, beh, si abbina, ti devi insomma, fermare spesso. Si abbina la passione con l'attività appunto filmica che abbiamo, che abbiamo intrapreso da, da un po'. Eh, per cui, sì, chiaramente il materiale più pesante lo porta l'uomo di fatica che in questo caso è Ivo. Eh, io invece lo riempio parecchio con indumenti perché preferisco avere, come dicevate voi prima, i cambi. Anche sì, più strati, ovviamente preferisco avere tutto quello che può servire nel caso, Ormai, specie quando non ci si ferma e ci si raffredda sì, dopo. No? Infatti, infatti eh. sì. e poi boh, anche noi portiamo da, da pranzare, ovviamente, ma è qualcosa di meno, meno <ride> voluminoso possibile. Poi ci si rifà la sera a casa, a eh certo. <ride> Questa è la splendida Val Bartolo, in cui è andato Ivo in solitaria sì, e lui appunto esatto. mi ha detto: eh, Vado io perché se no la signora Sanna mi diventa blu. Eh, eh, effettivamente. Sì, insomma il freddo, no? è un, però non è un impedimento totale, voglio dire, perché bisogna anche andare no? no, a certo, cioè, vedere con il, questi posti e me la Sì, con il movimento poi si supera anche la, il, la problematica del freddo. La Val Bartolo è una bellissima idea no? per, eh questo, certo. per il periodo dell'anno e addirittura ci sono anche le automobili di quelli che hanno le baite in Val Bartolo, in Val Bartolo la si raggiunge sì. da Camporosso. le automobili spesso anche già battono un po' la, la neve che c'è sulla strada e spesso non sono neanche indispensabili le, le ciascole, ma l'ambiente è veramente fiabesco. Intanto qua, eh, qua vediamo i laghi di Fusine perché dopo il telegiornale, finita meteo weekend, dopo il telegiornale c'è Sentire in Natura. Dove andiamo? Eh, andiamo sì. a fare l'anello della porticina partendo dalla conca dei laghi di Fusine. Ah, ecco, eh, inoltre si parlerà anche del significato dei nomi delle montagne e di qualche curiosità legata appunto ai, ai nomi dei monti con i due ospiti che avremo in studio. Molto, molto bene. Invece, Sergio e Dennis, dove andate? Questo bah, se, se tu ci dai l'ok, okay, noi domani pensavamo di andare in Piancavallo a fare qualcosa, visto che hai mostrato una foto prima. Sì. Il tempo dovrebbe essere buono. Sì, il tempo è tranquillo, so. Andremo a vedere il mare dal Piancavallo. Un po, po' di aria domani, sabato. Vabbè, ci copriremo a strati, dai, come vi hanno detto. Sì, e poi ho visto che. Portiamo una buona di, bottiglia. Di ho visto che le calorie poi insomma, ecco. si possono reintegrare nel, nel modo migliore. Beh, grazie allora a Sergio Tosoni e Dennis Mitri, super Monti FVG eh, avremo modo anche naturalmente sì, di sì. Uh, vederci ancora e grazie a Sandra Tubaro, eh, insomma non sempre se sa, insomma Sandra, no? Sì, col video lei una volta va, ma adesso è diventata ormai una, <ride> una conduttrice, grazie Sandra grazie e a te, Marco. grazie a voi per averci seguito con Meteo Weekend. Naturalmente l'appuntamento è a venerdì prossimo e vi saluto, ci vediamo invece col meteo ore 7 lunedì. Arrivederci.